Glamour. Runway. Style. Fame. She likes fashion. Sorriso per le telecamere. Muoviamoci, questo outfit non sarà servito a nulla. Perché tutta questa fretta? Lasciati guardare. Perché più siamo sulla porta, più mi viene voglia di tornare a casa con te. È dai tempi del liceo che non arrivo insieme a una ragazza a una festa. Perché li spaventi loro? Milano non serve spaventare nessuno, sono tutti coglioncelli e gomonieci. Pensi che diventerò anch'io così? Nessunissima nostalgia di casa? Mi mancano i miei. Ma non hanno voluto loro che raggiungessi Margherita? Mia madre. Voglio provare a non deluderla senza dovermi allontanare ancora di più. Tu non hai qui questi problemi. Non per ora. Non mi dici mai niente dei tuoi. Sono debitamente incasinati che solo a parlarne rovinerebbero la serata. Avrei pure una bella storia da raccontarmi. Ne parliamo ai momenti peggiori. A proposito di madre. Vai pure, ti aspetto. Ho appena inviato il riassunto esecutivo, ho dovuto aggiornarlo con le ultime modifiche. Mi stai ascoltando? Le ultime modifiche potrebbero non essere proprio le ultime. E che c***o vuol dire adesso? Che ora la gonna longhetta pieghe e una minigonna. Una minigonna? È per Laura, vero? C***o, lo fai apposta? Cosa? Perché se nell'ultimo post lei schiva proprio le minigonne di Versace, tu adesso devi amarle per forza. Le creazioni sono mie, decido solo io, chiaro? E poi non c'entra proprio un c***o quella zoccoletta snob di Laura. Giulia. Leggo del tuo raffinato l'acqua e si sente fino allo svincolo della tangenziale. Che sia quello il tuo habitat elettivo. Scusaci Laura, parlavamo di lavoro. Lavoro, certo Marghe. Una grande professionista come te avrà già capito quanta pazienza ci vuole con la nostra principessa. È una questione di base, bisogna proprio insegnarle tutto. Non trovi sia molto meglio ora, Giulia? Ma che c***o fai? Sei impazzita? Ok, buonasera miei cari followers, qui la vostra Caterina che vi parla in diretta dal bagno di Edoardo. Nel tutorial di oggi vi spiegherò come essere sempre al top anche dopo aver bevuto 3 shot di White Turkey e anche qualcosa come 2 gin tonic. Per prima cosa dobbiamo bagnarci i polsi per abbassare il tasso alcolemico. Chi c'è qui? Qui fuori c'è gente che deve lavorare. Oh, ciao Sara, ascolta, me lo fai un favore? Oh, io non ci lavoro con il tuo blog, è da sfigata. Ma dai, ma tanto che cos'hai da fare? Evitare che la mia faccia finisca sulla tua pagina, ad esempio. Ma, tra l'altro, è così difficile andare a fumare in terrazza come fanno tutti? Io sento solo un mix nauseante di Long Island e depressione postpartum. Ma aspetta, ma questa è la nuova Jimmy Choo, ma fammela vedere! Certo che essere i follower del suo blog è ancora più da sfigati. Vuoi che affondiamo ancora prima di cominciare? Ma se non ho detto una parola? Il problema è se lei dice una parola, quella ci distrugge. Fatti un po' più di scrupoli, Giulia. Scrupoli io? Per Laura? Io non mi basta farmi scrupoli per quella stronza. Visto che comunque la conosci, non la provocare ed evita di darne l'occhio in generale. No, ecco, lui no. Comincia da ora a dare una regolata alla troietta che c'è in te. Poverina, nessuno vuole esserle amico. Perché non vai tu a giocare con lei così ricomincio a respirare? Ma ho detto qualcosa che non va. Tutta
tutte le volte che ci sono stato ho sempre fatto un sacco. La metà che li impazziscono per lo straniero. Guarda che in Cina ci vado solo per lavoro. Io pensavo che cazzate così le dicessi soltanto a Margherita. Margherita ha dato una montagna di soldi, non deve rompermi i c***oli. Te ne faccio un altro bello carico? No, grazie. Per stasera ho fatto il pieno. Oh, Sara, si diceva appunto di come la Cina sia tutto un orizzonte di novità. Sì, bravo. Intanto c'è uno che sta vomitando nella tua cabina armadio. Che cazzo, di nuovo? Arrivederci, la mia offerta non è più valida. I soldi vanno alla collezione di Giulia. Ciao, Margherita. Comunque non a te. Che c'è? Pensavo di piacerti. E a te non piaceva Roberto? Cos'hai, finito il giro e riparti dal via? Pensavo che fossi impegnato, stronzo. Non è la mia fidanzata. E allora qual è il problema? Non capisco se mi prendi in giro. Cosa aspetti a scoprirlo? Magari non qui. Hai ragione. Sei qua il posto giusto per me. She likes gossip. She likes fashion.